Ciao, io sono Antonio e oggi un super unboxing nerd, ragazzi, perché abbiamo una montagna di pacchetti da aprire assieme, quindi direi di dare subito un taglio alle ciance invece che alla fine del video e di cominciare a spacchettare rapidamente tutto quello che mi è arrivato in questi giorni, perché c'è una cosa a tema potteriano che arriva direttamente da Londra, ma da Primark, che ragazzi, più fortunati di voi potranno reperire secondo me anche in Italia, ma ve lo mostrerò alla fine del video. Intanto vi voglio far vedere questa, che è una maglietta che mi è arrivata da Pampling e volevo farvela vedere perché naturalmente la trovate sul loro sito e utilizzando il mio codice sconto 7Potter l'avrete col 15% di sconto. Questa qui è sempre a tema Van Gogh, come saprete io sono un grandissimo fan ed è una maglietta della NASA col logo in stile Van Gogh. A me piace sempre tantissimo questo stile applicato a qualsiasi cosa e quindi ho preso anche questa qui di Pampling. Ragazzi, naturalmente sito sotto in info box. Ma detto questo, adesso passiamo a due pacchetti che arrivano entrambi dall'ufficio stampa di Universal Picture Home Entertainment. E direi di cominciare da questo che sembra un po' più ciccioso. Sono le uscite di marzo, se non sbaglio, e quindi adesso vediamo cosa è arrivato. Qui troviamo nel primo pacchetto, ok, nel primo pacchetto troviamo due DVD. Ma voi ragazzi vi starete chiedendo perché ti hanno mandato questi? Perché me li sono fatti mandare, li avevo chiesti un po' di tempo fa, l'avevo quasi dimenticato, me li sono fatti mandare per il figlio di due miei cari amici che è super super ossessionato da questi cucciolotti e quindi quando li ho visti ho chiesto di poterli ricevere, di mostrarli così da far felice anche lui. All'interno di questo è inclusa anche una maschera, in questo caso la maschera del cane poliziotto, se non sbaglio, e qui invece abbiamo ben 2 ore di avventure in 12 episodi, sempre dei Paw Patrol. Ragazzi, io sono sincero, non ho mai visto un episodio, ma quando glieli porterò sicuramente ne guarderò almeno uno assieme a lui per capire il grandissimo successo che ha avuto questa serie e che ha tra i bambini. Quindi, per chi fosse interessato, per chi avesse figli, per chi avesse nipoti, sicuramente sono dei regali super super apprezzati, visto che è il cartone del momento. Vi lascio il link in info box per acquistarli su Amazon e ringrazio tantissimo Universal Picture Home Entertainment. E poi abbiamo quest'altro pacco qui, che invece contiene dei Blu-ray per me. In questo caso abbiamo il Blu-ray del nuovo film del Grinch in computer grafica che include 3 minifilm, il Grinch con la voce di Alessandro Gassman e si tratta della versione Ultra HD 4K e Blu-ray, quindi contiene due dischi. Ragazzi, questo qui è il classico film del Grinch. E naturalmente tutti conosciamo più o meno la storia, abbiamo il Grinch che odia il Natale e vuole rubarlo, aiutato dal suo assistente quattro zampe. Io non ho avuto modo di vederlo durante le feste al cinema e quindi ottimo modo per recuperarlo. E altro Blu-ray che mi hanno mandato è Macchine Mortali. Macchine Mortali l'ho visto, ci sono stati dei pareri contrastanti, a me devo dire che è piaciuto. Gli effetti visivi sono spettacolari, davvero bellissimi. E mi piace soprattutto quest'idea delle città che si muovono su ruota. È davvero un concetto molto molto interessante. Ci troviamo in un mondo, tra virgolette, post-apocalittico, dove appunto c'è Londra che è diventata una città in movimento su delle ruote praticamente. E questa città va a distruggere, a inglobare tutto quello che trova durante il suo cammino. È un'avventura molto molto interessante, c'è tanta azione e, ripeto, è una grandissima esperienza visiva. In questo caso troviamo la versione 4K del film e anche Blu-ray e si evince dalla Amarei di colore nero che viene utilizzata per questo tipo di film. E ragazzi, è stato realizzato dagli stessi realizzatori del Signore degli Anelli e L'Hobbit, quindi comunque un team davvero molto molto interessante alle spalle e entrambi questi film hanno tantissimi contenuti speciali. Qui troviamo la fine degli antichi, la serie dei personaggi nell'area e molto altro e qui invece troviamo, come vi avevo già detto, i 3 minifilm e tantissimi altri contenuti speciali sul making of
del film. Quindi grazie ancora una volta a Universal Picture Home Entertainment. Ragazzi, trovate tutti i link sotto in info box. Piccola aggiunta dal futuro, ragazzi, questa clip che ho inserito qui in mezzo è relativa a un pacco che mi è arrivato subito dopo aver registrato tutto l'unboxing che state guardando, quindi era giusto il caso di registrare questo pezzetto e inserirlo qui. Quindi, se avete notato il taglio, vi ho spiegato il motivo. Ragazzi, è arrivato un pacco giusto qualche minuto fa dall'ufficio stampa di Fox. Fox che mi ha mandato un film che aspettavo davvero con trepidante attesa e che voglio assolutamente mostrarvi, e che trovate naturalmente già disponibile su Amazon sotto in info box il link. Si tratta di Bohemian Rhapsody. Io non l'ho visto al cinema, non sono potuto andare a vederlo al cinema all'epoca e non vedevo l'ora di recuperarlo, soprattutto perché ha vinto ben 4 premi Oscar, uno per il montaggio, uno per il sonoro, un altro per il montaggio sonoro e infine l'Oscar per miglior attore protagonista a Rami Malek. Spero di averlo pronunciato bene, un attore che davvero a me piace tantissimo. Fox mi ha gentilmente inviato questa edizione qui, che contiene il Blu-ray, il DVD e un album fotografico. È un cofanetto che adesso andremo a tirare fuori, stavo sbagliando lato, ecco qui. E dentro questo cofanetto troviamo i due dischi, guardate quanto è bella questa edizione, ve la faccio vedere bene. Troviamo i due dischi, il Blu-ray e il DVD infilati qui dentro. Sono presenti diversi contenuti speciali, qui abbiamo questo album fotografico dal set, molto molto bello. Ci sono diverse didascalie in lingua inglese all'interno, è davvero molto molto interessante, non vedo l'ora di sfogliarlo e leggerlo per bene. E come vi avevo accennato poco fa, all'interno ci sono dei contenuti speciali davvero fighissimi. Uno su tutti, secondo me il più importante, è che all'interno di questa edizione è contenuta la versione integrale del Live Aid, quindi tutto per intero così come è stato girato, ed è davvero tanta tanta roba, visto che neanche questa parte è stata mostrata al cinema per intero, quindi deve essere davvero molto molto bello. E poi è anche contenuto un altro speciale dedicato a come è stato realizzato, come è stato riprodotto il Live Aid, quindi io non vedo assolutamente l'ora di vederlo. Ragazzi, davvero bellissima, di ottima fattura questa copertina, molto molto rigida, davvero è un prodotto di altissimo livello, la stampa anche di altissimo livello, mi piace un sacco, è anche molto molto piacevole al tatto, sono super contento. E questa edizione non costa neanche tanto, la trovate a circa 29 euro, e naturalmente vi lascio il link sotto in info box. Ringrazio ancora tantissimo Fox per questo prodotto. E ragazzi, adesso torniamo all'unboxing registrato in precedenza. Altri pacchetti che mi sono arrivati da uffici stampa sono questo qui, che arriva da Rizzoli, che adesso è praticamente già scollato, già aperto, ok. Io volevo aprirlo, ma si è aperto da solo, e si tratta del nuovo libro di Adrian Fartade. Adrian Fartade ha un canale qui su YouTube, Link for Universe, un canale molto molto famoso. L'anno scorso vi ho parlato del primo libro, A piedi nudi su Marte, che parlava del sistema solare interno. In questo caso si parla del sistema solare esterno, quindi l'ultima parte del sistema solare che non era stata trattata nel primo volume. Io vi lascio nelle info box, anzi nelle schede vi lascio il video a quella recensione, un libro che mi era davvero piaciuto tantissimo. Poi dopo qualche mese ho anche avuto la fortuna di incontrare Adrian ad Etna Comics e quindi mi ha anche autografato il libro, è stata davvero una bella esperienza, spero che quest'anno si possa ripetere con Su Nettuno piovono diamanti. Quindi ragazzi, io di questo vi lascio il link sotto in info box, è davvero una gran bella lettura, è all'interno tutto a colori, ci sono tantissime fotografie. E poi lo stile di Adrian, ragazzi, per chi non lo conoscesse vi consiglio di andare a dare uno sguardo sul suo canale YouTube, perché è davvero simpaticissimo e tutto il suo spirito viene infilato dentro questi libri che lui scrive assolutamente di suo pugno. Non c'è nessun ghostwriter dietro, ve lo garantisco, sono scritti di suo pugno e si nota durante la lettura, perché
davvero si sente l'anima e l'essenza di Adrian, che vi consiglio di seguire anche su Instagram e su tutti i vari social perché è davvero un pozzo di conoscenza e ogni mattina con i suoi astrocaffè ci racconta tantissime cose dell'universo. Naturalmente il link del canale è tutto sotto in info box. Grazie a Rizzoli per avermi mandato questo libro, non vedevo l'ora di cominciare a leggerlo. Abbiamo anche un altro pacco che arriva sempre da Mondadori, dal gruppo Mondadori, ma non ricordo di cosa si tratti, quindi andiamo a scoprirlo assieme. Ok, all'interno abbiamo un'altra busta col mio indirizzo, quindi sto attento così non lo mostriamo a tutto il mondo. Ecco qui, vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo una copertina rigida. Si tratta, wow, sì, ok, grazie mille Rizzoli, Rizzoli Wizard mi invia questa che è la graphic novel di Miss Peregrine Hollow City. Io vi avevo già mostrato l'anno scorso, 2 anni fa addirittura, non ricordo quando, ma è passato un po' di tempo, il primo volume sempre di questi graphic novel di Miss Peregrine. Il primo libro è stato praticamente trasposto in graphic novel, quindi la casa per bambini speciali, se non ricordo male. In questo caso troviamo il secondo, che è il ritorno dei ragazzi speciali di Miss Peregrine. Quindi, ragazzi, assolutamente imperdibile. Sono super super contento. Sono in hardcover, sono rilegati, sono davvero molto molto belli. E all'interno ecco che abbiamo tutte le varie scene, le immancabili foto reali inserite, è tutto in bianco e nero. Nel primo volume, se non sbaglio, avevamo un po' di colore, sì, infatti qui c'è un po' di giallo e qui all'inizio ecco che abbiamo dei toni più seppiati. A me il primo era piaciuto tantissimo ed era stata sicuramente una trasposizione decisamente migliore rispetto al film, che secondo me è stato uno dei disastri più grandi del cinema. Davvero un film bruttissimo che non ha reso per niente giustizia a Miss Peregrine e ai suoi ragazzini speciali. Ragazzi, io vi consiglio di recuperare questi graphic novel perché sono davvero molto molto belli, ben riassunti. Quindi, se non avete voglia, perché siete pigri di leggere i libri, è di recente uscito il quarto volume, ve lo consiglio. Potete tranquillamente recuperare i graphic novel perché sono davvero tanta tanta roba. Quindi grazie mille a Rizzoli Wizard per questo volume, lo trovate sotto in info box. Ve l'avevo detto, tantissimi pacchi in questo video e adesso passiamo a EMP perché EMP di recente ha dato una sterzata ai Funko Pop, ne stanno arrivando tantissimi di nuovi. È stata anche fatta una partnership col Funko Shop americano, quindi adesso le esclusive Funko Shop arriveranno anche su MP, comprese di Bollino. Questa è una cosa molto molto interessante. Infatti ho anche ordinato Bao, il raviolino di Pixar, che ragazzi vi mostrerò più avanti in un altro video perché era davvero tantissima roba, altrimenti questo video sarebbe durato mille mila anni. Ed ecco qui, questo invece è un pop che mi è arrivato giusto questa mattina e quindi sono contento di mostrarvelo. Ok, questo è il solito buono sconto da 6,66 € su una spesa minima di 49,99 che è facilmente raggiungibile su MP. E ragazzi, ecco qui il Funko Pop che aspettavo da tempo di poter prendere, finalmente è arrivato da loro e si tratta del colonnello Sanders. Direte, chi è il colonnello Sanders? Io non dovrei neanche rispondervi, ma ve lo dico, si tratta del patron di KFC, quindi sì, KFC, il fast food a base di pollo. Ragazzi, questo è il suo fondatore. A me piace tantissimo. Ha anche in mano il classico cestello con le alette di pollo fritte. È davvero, lui ormai è diventata un'icona, un po' il Ronald McDonald, il clown che abbiamo da McDonald's. In questo caso lui è diventato il simbolo della sua azienda, diciamo il nostro Giovanni Rana. Ragazzi, io volevo assolutamente prenderlo. Mi piacciono queste icone, infatti fa parte della serie Icons, queste icone delle aziende. E sicuramente se ne dovessero arrivare altre su MP, ne prenderò altre, ma anche da qualsiasi altro sito, qualora dovessi trovarli. Ragazzi, questo Funko Pop mi piace davvero tanto, davvero tantissimo. Qualora foste interessati, anche questo qua lo trovate su MP, cercherò di lasciare il link
qualora fosse disponibile sotto in info box, arrivato come al solito in perfette condizioni, quindi ragazzi tutto ok, vi straconsiglio anche il Backstage Club perché io riesco ad acquistare un singolo pezzo perché non pago mai le spedizioni, avendo l'abbonamento annuale che costa solo 20 euro e si hanno tutte le spedizioni gratuite per un anno, quindi mi posso tranquillamente permettere di comprare un solo Funko Pop visto che non pago mai le spedizioni e posso anche applicare codici sconto. Quindi cosa vogliamo di più dalla vita? Non lo so. Ma adesso passiamo alla cosa che tutti stavate aspettando, al pezzo potteriano. Eccolo qui, ragazzi, si tratta dell'affare della vita, di un prodotto che credo che ancora in Italia non sia arrivato da Primark, perché ha la fortuna di viverci vicino, ma che a me è stato preso dalla mia amica Cristina, che ho conosciuto proprio grazie al mio canale, che era a Londra per andare a guardare lo spettacolo teatrale di Harry Potter e la maledizione dell'erede, e passando da Primark mi ha fatto questa grandissima gentilezza di acquistare per me questo specchio e poi me l'ha anche spedito a casa, quindi si è disturbata tantissimo e io non finirò mai di ringraziarla, è stata davvero super super gentile. E ragazzi, si tratta dello specchio delle brame. Non lo specchio delle brame, sì vabbè, lo specchio delle brame, chiamiamolo così, alla fine quello è. Ed eccolo qui, ragazzi, è una riproduzione in resina dello specchio che addirittura è più fedele rispetto a quella di Noble Collection, perché presenta anche questo spuntone in cima che invece non è presente in quello di Noble Collection e io l'ho notato solo da poco, perché ne parlavo con altre persone in gruppi su Facebook. Lo specchio di Noble costa circa 70 euro, questo qui ragazzi costa solo 9 sterline, quindi probabilmente in Italia costerà circa 12 euro, non di più. E ragazzi, è davvero bellissimo, è fatto super super bene. Adesso ve lo mostro. Abbiamo lo specchio che sicuramente vi avrà mostrato tutta la mia camera, tutto quello che ho di fronte, ma adesso andremo a coprirlo con una mano così da non creare problemi nella visione. E ragazzi, guardate quanto è bello, è molto molto grande, è esattamente dello stesso materiale di quello di Noble Collection perché ho avuto modo di toccarlo con mano. E poi sul retro abbiamo questo cordino per appenderlo e poi anche questo qui, questo piedistallo, per andarlo a posizionare su una libreria, su una scrivania. Ed è davvero fatto molto molto bene, ragazzi, davvero benissimo. Io ve lo straconsiglio qualora aveste modo di prenderlo o di farvelo prendere da qualcuno, perché per 9 sterline è un affare grandissimo. Io assolutamente non comprerò quello di Noble Collection perché è semplicemente leggermente più alto, ma poi è assolutamente la stessa copia fedele e anche in questo caso è sotto licenza. Dietro troviamo tutti i vari marchi di Warner Bros, Wizarding World, eccetera eccetera, quindi prodotto assolutamente ufficiale come quello Noble. Secondo me uno dei pezzi migliori che abbia fatto Primark ad oggi. Sono contentissimo che Primark abbia preso i diritti per realizzare questi gadget di Harry Potter, perché davvero sto prendendo diverse cose e tutte a prezzi molto molto vantaggiosi. Quindi fatemi sapere se l'avevate già visto, se l'avevate magari intravisto su Instagram da qualche parte, perché sta girando parecchio. Io assolutamente vi consiglio di reperirlo. Ma Cristina è stata davvero molto molto gentile, mi ha anche inviato questa busta all'interno del pacco che non ho ancora aperto e mi ha accennato che mi avrebbe preso qualcosa durante la visione dello spettacolo teatrale, perché lì è presente anche un piccolo negozio di gadget a tema Harry Potter e la maledizione dell'erede. Quindi adesso lo andiamo ad aprire assieme e vediamo cosa c'è all'interno. Mi ha anche mandato un bigliettino, lo dico per dovere di cronaca, era dentro il pacco, ma quello non lo leggerò qui, ma l'ho già conservato. Wow, davvero molto molto belle, mi ha fatto vedere diverse cose e ha scelto secondo me le migliori in assoluto. Ha scelto questa che è la spilletta ufficiale dell'opera teatrale con l'hashtag Keep the Secrets. Quando uscì, J.K. Rowling pregò tutti gli spettatori di mantenere il segreto per non rovinare la sorpresa a tutti quelli che l'avrebbero visto successivamente, e questa appunto la spilletta ufficiale con l'ala del boccino d'oro,
E poi qui abbiamo delle matite, credo, delle matite che lei ha preso perché ha intravisto qui alle mie spalle quei portapenne pieni di penne, mi ha chiesto cosa fossero e io le ho raccontato che colleziono penne e matite dal mondo, dai musei, dalle città. Io quando faccio un viaggio o visito un museo acquisto la penna o la matita di quel posto e anche i miei amici quando fanno un viaggio me le portano, oltre che le calamite e tutte le altre mille cose che io colleziono. Eccola qui, questa è proprio la matita ufficiale in giallo con le ali del boccino e il logo Harry Potter and the Cursed Child qui impresso al centro. E qui invece abbiamo, credo, una reinterpretazione del marchio nero, perché per lo spettacolo teatrale sono stati reinterpretati tutti i simboli classici che abbiamo visto nel film, come gli stemmi delle varie casate, lo stemma di Hogwarts, e quindi hanno ridisegnato in questo senso, credo, anche il marchio nero. Ragazzi, davvero, tutta roba bellissima che entrerà a far parte della mia collezione. Ringrazio tantissimo, davvero tantissimo Cristina per avermi sia regalato questi che essere stata così gentile da prendermi questo specchio che volevo tantissimo e che se avessi aspettato di andare io fisicamente in un Primark a reperirlo, sì, buonanotte, non l'avrei mai avuto. Ebbene ragazzi, adesso davvero è l'ora di dare doppiamente un taglio alle ciance. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine, spero di avervi tenuto 10, 15, 20, non lo so, minuti di compagnia. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa acquisterete, cosa vi è piaciuto di più di questo unboxing. Io ringrazio ancora tantissimo tutti i vari uffici stampa per i vari arrivi di questo mese. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi video a tema Harry Potter e unboxing nerd e chi più ne ha più ne metta. E ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram e su tutti i vari social. Detto questo, ci vediamo presto con tante altre novità. Ciao!